benvenuti in questo nuovo video Streghette e Maghetti. Oggi rispondiamo a una domanda che già mi hanno fatto alcuni di voi, però c'è questo ragazzo Dario su YouTube che mi segue da qualche anno e mi ha fatto una domanda bella precisa in merito al video delle vibrazioni. E quindi ora praticamente ve la cito. Lui mi dice: salvo e ciao. C'è stata una parte difficile nella tua vita che hai dovuto consapevolmente vivere per poter vibrare alto? E cazzo se c'è stata. Vabbè, perdonate la poca eleganza. Sì, c'è stato un momento particolare, anzi molto più che particolare, nella mia vita dove ho capito... Ringraziando a Dio, dove ho capito che per vivere bene, vibrando con delle vibrazioni alte, potenti e positive, bisognava tagliare i rami secchi. Ovviamente quello è stato solo il primo di una lunga serie di passi. Penso sarà capitato a tutti e sicuramente anche a te che stai guardando questo video ti sarà capitato di dover tagliare, ma più che altro spezzare i rami secchi nella tua vita. Quante volte ti senti invischiato in situazioni che non ti corrispondono, che non riflettono la persona che sei? Quante volte ti capita di voler cambiare vita e di non farcela perché dietro di te ti trascini delle relazioni e delle situazioni che stanno in piedi solo perché hai paura del dopo, del poi, del vuoto che potrebbero lasciare dopo la loro scomparsa? Io penso che la vera domanda da farsi sia un'altra, e la vera domanda che ti devi fare è un'altra: a quanto della tua felicità, della tua vita, della tua realizzazione, della tua crescita rinunci nutrendo con il tuo tempo e la tua energia quello che in verità ti sta lentamente uccidendo? Tagliare i rami secchi è una necessità, prima o poi lo devi fare, una necessità per permetterti di poterti elevare e vivere con delle vibrazioni alte, vere, delle vibrazioni d'amore, amore per te stesso e per nessun altro, oddio, anche per altri, però vabbè, era giusto per capire il concetto. Sai cosa c'è? È che a volte il presente sembra paradossalmente non avere spazio nella nostra vita. Siamo talmente proiettati nel futuro, in quello che dobbiamo o quello che vogliamo raggiungere, oppure nel passato, quindi come è stato o come avrebbe dovuto essere, che ci perdiamo l'essenziale. Ci perdiamo quella vita che ci scorre tra le dita, e cioè adesso, nel presente, e nello sforzo di trattenere ciò che non è più, oppure di accalappiare ciò che non c'è ancora, capita che la nostra energia si disperde, e così si disperde anche tutta la vita racchiusa in questo nostro presente che alla fine poi non viviamo. Dalai Lama una volta ha scritto una cosa molto bella, ha scritto che ci sono due giorni all'anno in cui non puoi fare niente. Uno si chiama ieri, buonanotte su natura, e l'altra si chiama domani. Perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e vivere. Ecco perché è utile imparare a lasciare andare, a tagliare appunto i rami secchi, ma con un gesto proprio... pam, risoluto, consapevole, fallo, che cosa aspetti? Decidi di ridare valore a ciò che conta davvero per te, a ciò che ti nutre, a ciò che ti aiuta ad evolvere, a ciò che riflette ciò che sei tu, non quello che gli altri vogliono che tu sia. E basta, ragazzi, con questo vivere dentro ricatti emotivi solo perché quello è il tuo migliore amico, è tuo figlio, è tua sorella, è tuo marito. Basta, devi evolvere tu. Tu non devi essere il taxi di nessuno, non devi aspettare nessuno nella vita, nemmeno il Padre Eterno. Sii un ghepardo, corri, vai, elevati, sfonda tutto, concentra l'energia lì dove serve per agire rispettandoti veramente.
Tagliare i rami secchi ti aiuta a smettere di sacrificare inutilmente ciò che hai di più caro e che non vedi, la vita. Detto questo, ragazzi, continuiamo settimana prossima. Vi amo.